Buongiorno, bentrovati in compagnia del consigliere Filippo Giacobbe, un'altra puntata di Pillole di Politica. Come consueto ringrazio la testata giornalistica di Telenicosia che ci permette di interloquire con i cittadini e soprattutto mi permette di comunicare delle iniziative che vengono svolte da parte mia per il territorio del Comune di Nicosia. Oggi vorrei occuparmi, per meglio dire, vorrei continuare ad occuparmi di una questione che seguo almeno da 10-12 anni anche più e vorrei fare un riassunto a mio modo, ovvero come vedrete, tra poco alle mie spalle, abbiamo l'immagine del depuratore della Mama Filia. Questo depuratore, una storia veramente infinita, la cui progettazione è nata prima del sottoscritto, ma la cui fine non si vede assolutamente. Non vi nascondo la mia ilarità nel trattare questo punto perché ogni volta che si insediava una nuova amministrazione, io cercavo sempre all'inizio di questa amministrazione, di quella di prima, di quella di prima ancora, di porre degli interrogativi per verificare a che punto era l'iter formativo definitivo di questa progettazione. Ebbene, le mie interrogazioni partono dall'amministrazione Catania, dove finalmente a fine consiliatura riesco ad ottenere la nomina del collaudatore. Prosegue con l'amministrazione Malfitano, continua con l'amministrazione Bonelli e non solo, perché come amo fare io ultimamente anche per attirare la vostra attenzione, un altro mio piccolo cartello dice depuratore. Punto interrogativo, inizio entro fine 2021. Inizio entro fine 2021 cosa? Cioè dovevano iniziare i lavori perché dopo un ritiro del precedente collaudatore, l'assegnazione dell'incarico all'ingegnere Testa, collaudo negativo, sembrava sbloccato l'iter per quanto riguarda l'inizio dei lavori del depuratore della Mamma Filia. Ma attenzione, attenzione, 2021 forse secondo il calendario dei famosi popoli dei Maya, per dire una cosa che non esiste, cioè ancora oggi noi siamo nelle stesse condizioni di prima. Ecco, l'amministrazione del rappresentante legale pro tempore, come lo definisco io, in maniera simpatica, la potremmo definire l'ennesimo annuncio di lavori. La verità è molto semplice ed è quella che sostanzialmente, come ho detto io più volte, ci siamo persone che al mattino quando ci alziamo abbiamo un pensiero fisso che è come possiamo migliorare la vivibilità, come possiamo migliorare il nostro territorio, come possiamo migliorare Nicosia. Mentre altri che l'unica cosa che pensano al mattino è oggi è un altro giorno e ho preso la mia bella indennità. Perché l'importante non è praticamente portare avanti delle iniziative, perché voi dovete sapere, e sarà oggetto di un mio ulteriore approfondimento, dovete sapere che l'ATI, ovvero l'ex atto numero 5, che per capirci è il consorzio che mette insieme i comuni alla provincia di Enna, il cui presidente è il sindaco Nino Camarata, sindaco di Piazza Armerina, ha avuto cospicue e numerose somme finanziate per il rifacimento di diverse opere. Io personalmente, opere idriche chiaramente, ma Nicosia non è inserita tra queste in particolare, non vi è traccia del finanziamento al depuratore, ma era stato proprio ceduto a l'ATI per andare a portare e vedere di avere un finanziamento per mettere fine a questa situazione veramente scandalosa. Qua ci vorrebbe un approfondimento che noi andremo con Telenicosia direttamente sui luoghi per vedere quest'opera in che condizione oggi si trova, perché non vi dico i soldi che sono stati spesi per questa opera e per altre progettazioni di opere mai realizzate. Tutto questo non in un paese immaginario, ma a Nicosia, quello che io continuo a segnalare, a denunziare, a sottolineare, a rimarcare la spesa
di somme, la spesa di progetti e progettisti pagati per delle opere mai realizzate. Voi dovete sapere che l'intera regione siciliana ogni giorno viene sanzionata dalla Comunità Europea con un pagamento di circa 80.000 euro al giorno perché non in regola con le normative che prevedono la depurazione. Allora cosa ho fatto? Io mi sono fermato alle parole? No, sono andate ai fatti. Ho contattato immediatamente uno dei presidenti nominati per la struttura commissariale per quanto riguarda la tematica della depurazione, ovvero l'onorevole Fatuzzo. L'onorevole Fatuzzo è stato da me contattato, l'onorevole Fatuzzo ha verificato che tra i suoi progetti per portare avanti le sue iniziative, quello del Comune di Nicosia non esiste. Io ringrazio la disponibilità degli uffici del Comune di Nicosia che subito si sono messi a disposizione per fare una verifica, ma non posso chiaramente non sottolineare che purtroppo anche su questo tema l'amministrazione del rappresentante legale pro tempore continua a non fare assolutamente un bel nulla. Aveva annunciato inizio lavori nel 2021, se non ricordo male, siamo a fine del 2023 e con questo vi lascio e vi do appuntamento per aggiornamenti sul tema e su altri alla prossima puntata, sempre in compagnia del consigliere Filippo Giacobbe.